Buongiorno, ben ritrovati ai nostri telespettatori, ben ritrovati a Filo Diretto, mezz'ora in vostra compagnia con le vostre segnalazioni, le vostre storie, se vorrete, da raccontare qui in diretta in avvicinamento all'edizione del telegiornale delle 12.30. Potete telefonare allo 0131 23 10 92, come sempre questo è lo spazio che grazie a voi possiamo animare, quindi ovviamente siamo qui a vostra disposizione per raccogliere appunto quanto vorrete segnalarci o condividere. Io intanto vi dico che stiamo ultimando il telegiornale, sicuramente la pagina occupazionale ancora una volta, come spesso succede e come è opportuno che succeda, avrà al centro in questo caso l'evoluzione della questione Ilva, che in questo momento è concentrata soprattutto sulla zona di Genova, nella zona della fabbrica di Cornigliano, per tutta quella che è l'evoluzione del piano industriale di questo colosso, che ha anche uno stabilimento a Novi Ligure, e quindi chiaramente torneremo su questa questione. Però ovviamente se vogliamo tornare anche su altri argomenti, mi viene in mente, buttando un occhio fuori, ora ci si è quasi dimenticati, ecco, della cappa di smog e della sofferenza della nostra aria, di quello che abbiamo respirato in questi ultimi giorni. È arrivata la pioggia, è arrivata comunque una pulizia, ecco, diciamo così, atmosferica, ma giustamente tanti comuni, compreso quello di Alessandria, si sono attivati in virtù anche di un accordo che è stato definito accordo padano e che ha interessato, interessa più regioni, quindi non soltanto il Piemonte ma anche la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna e il Veneto, l'Emilia Romagna e basta, e il Piemonte, perché l'accordo è appunto sulla zona padana. E dicevamo appunto, qui vengono applicate attraverso questa rete, ci si augura per una volta in simbiosi, ecco, di tutti questi enti, ci si mette d'accordo per cercare di contrastare, di migliorare, contrastare lo smog e migliorare la qualità dell'aria. Questi provvedimenti sono stati presentati in comune ad Alessandria, ne abbiamo parlato ancora ieri. Non so cosa ne pensate, ovviamente è stato chiesto un gioco di squadra, ecco, qualche sacrificio in più nel momento in cui lo sforamento delle famigerate polveri sottili potrebbero appunto portare allo stop e al blocco, però chiaramente poi ci saranno una serie di chiusure, di provvedimenti da adottare nell'immediato e per più giorni. Grazie Enrico, do subito la linea alla prima telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno Alessandra, sono Renato. Buongiorno Renato, buongiorno. Allora, io ieri ho cercato di telefonare da Lacchetti perché c'era il presidente della regione. Sì, e della provincia. Si parlava dei lavori, però c'è anche da pensare una cosa, dei lavori. C'è da pensare da mettere a posto anche il fiume, di dragare il fiume, il Tanaro in Formida, perché sino qua andiamo tutti a bagno. Poi volevo dire altre due cose, poi la lascio. Sull'affare dell'Ilva, tanto è destinata a chiudere, è destinata a andarsene. Quella di Taranto, quella di Racconigi, tutte, anche quelle di Cuneo, anche quella di Genova, perché l'hanno comprata i slavi, la portano via. Poi volevo dire anche la Borsalino è destinata a chiudere, rimane come un museo, perché hanno fatto tanti di quei debiti che c'era prima, che non riescono nemmeno a uscire. Poi l'hanno comprata, poi hanno fatto ancora debiti, a destra e a sinistra, dispiace per quei 119 operai, però è, come si dice, va via, perché mi sembra che ci sia in mezzo i turchi, che l'hanno detto l'altro anno, che la vogliono portare via i macchinari. Poi volevo dire anche una cosa, il presidente della regione, che anche qui Spinetta Marengo è stata abbandonata. Sì, penso che ce l'abbia col presidente della provincia, che era qui ieri, sì, non della regione. Della provincia, e come si dice, ci sono le panchine da riparare, ci sono i marciapiedi da riparare, c'è da fare un po' di potatura di alberi, perché c'è un albero che esce sulla via di Prospero Gozzo che tra un po' attraversa, arriva sull'altro palazzo. Boh, io la lascio e speriamo che facciano qualcosa con questi fiumi, perché sennò qua andiamo tutti a bagno.
La ringrazio per la telefonata. A un certo punto la ascoltavo e ho pensato: mamma mia, quanto ottimismo! Mi scusi la battuta, perché è tutto è destinato a chiudere. Ma insomma, speriamo di no, e speriamo che intanto questo piano, parto dall'Ilva, ma poi arrivo a tutto il resto, e chiaramente sono qua per le vostre telefonate. C'è comunque un tavolo di contrattazione. Stiamo parlando di, non so se 12 o 15 mila persone impiegate all'Ilva, che adesso vogliono chiudere baracca e burattini in 448 e lasciarle tutte a casa, non credo che sia fattibile, per cui si parla di riorganizzazione di piani industriali quando c'è serietà, ecco, diciamo, da una parte e dall'altra, e speriamo che questi vengano attuati. Stesso discorso per la Borsalino, certo, col fiato sospeso. Sono d'accordo con lei sul fatto che ci sia comunque un'ombra nera, ecco, su questo marchio, per la mala gestione comunque che ha portato a questo crack e a tutto il discorso poi legato alle vicende giudiziarie di cui leggiamo e sentiamo tutti i giorni. Ricordiamoci che però la produzione c'è, perché questo è un cappello, il cappello nel mondo per eccellenza, che viene richiesto, quindi va distinta, ecco, la qualità e la manifattura e la capacità di chi lavora in queste aziende poi dalla gestione e da tutto il discorso poi economico. Non so se c'è la telefonata, altrimenti... Ah, ok, allora mi interrompo. Prego, buongiorno. Sì, buongiorno signor Alessandro, sono Manuel. Buongiorno Manuel, buongiorno. Buongiorno, ben trovata. Niente, grazie. Volevo dire... Allora, avrei voluto intervenire sull'Alessandria, ma siccome che ne avrei troppe da dire, non troppo belle cose, dunque ho preferito soprassedere, parlo di altro. Vorrei dire questo, allora, sul fatto delle famiglie, comunque dei genitori, che poi essere genitore è vero, che comunque fai sbagli, tutte queste cose sono anche vere, però vorrei sapere anche da lei cosa ne pensa, visto che è una donna intelligente, dice delle cose intelligenti. Vorrei sapere questo. Vediamo, cioè, secondo me, essere genitori, bisogna capire una cosa, che i figli non sono proprietà. Sono dei doni che ci vengono fatti dal destino, i più bei doni che ci possano essere stati fatti nella vita proprio, che vanno curati, vanno seguiti, vanno così non per il nostro piacere, per soddisfare noi stessi, ma al meglio per loro. Ora, sinceramente mi faccio due domande e mi do due risposte. Il fatto che vengono levati i bambini, no, a famiglie dove magari c'è difficoltà finanziaria che potrebbero aiutarli, invece a volte vengono tolti per comodità, diciamo, no? Però dove ci sono bambini, dove i genitori non gli fanno fare le vaccinazioni, e lo trovo gravissimo, dove sono magari vegani, ok, e fanno fare ai bambini queste diete vegane, o ma anche a bambini piccoli che hanno bisogno di cose, di proteine, gli tolgono il latte, gli tolgono la carne, e poi questi bambini crescono male e tra l'altro con gravi problemi. Queste secondo me sono le situazioni dove i genitori sono pericolosi e vanno levati i bambini, assolutamente, perché creano dei gravi danni a questi bambini. Io dico chissà, denunci, perché magari c'è gente che denuncia delle cavolate e poi magari su cose chiude gli occhi, e poi salvo poi magari sapere qualcosa e scoprire qualcosa dopo e dire oh, se potevo fare ma non ho fatto. E su questa cosa qui, l'ultima cosa poi la lascio, volevo legarmi a questo anche sul fatto che sento dire troppo spesso ah, la scuola non educa i ragazzi. Attenzione, i ragazzi vanno educati dalle famiglie. La scuola non deve essere messa per mancanza di capacità genitoriale, non deve essere adatta al fatto di dire la scuola deve insegnare l'educazione ai ragazzi. No, l'educazione va insegnata dalle famiglie. Grazie, buongiorno signora Alessandro. Grazie Manuel, grazie per il suo intervento che è molto ampio e molto complesso, sarebbe da analizzare punto per punto. Io provo a darle il mio punto di vista e a riflettere insieme a quello che lei mi ha detto. Ma intanto partiamo dal diritto alla salute, che è sacrosanto e che quindi ha maggior ragione quando si è adulti coscienti e consenzienti, si può cercare perlomeno, ecco, di rivendicarlo, proprio perché se ne ha la capacità. Quando si è minori e quindi ancora non capaci in quel senso, giustamente è il genitore che deve pensare ai propri figli e alla loro salute. Quindi vengo verso il discorso che bisogna dare loro tutta l'opportunità biologica, ecco, per poter crescere e per potersi sviluppare e poi eventualmente decidere determinate scelte alimentari, come lei ha accennato, piuttosto che dal punto di vista appunto della cura stretta della persona. Anche se, ripeto, non so se lei si riferiva a un caso specifico oppure se
volevamo affrontare questo discorso in generale, bisogna prendere caso per caso, perché va da sé che mi viene in mente anche soltanto un discorso di religioni, ci sono religioni che appunto non curano i bambini attraverso determinati farmaci, attraverso invece altre cure alternative, spesso e volentieri poi si sente che questi piccini per statistica e per casi appunto poi magari muoiono anche, quindi insomma il discorso è complesso. Il discorso della tutela e del collegamento stretto fra famiglie e scuole è un altro argomento enorme. Ancora oggi c'era un'inchiesta, un approfondimento sulla stampa, proprio sul Nazionale, legata a non mi ricordo quanti maltrattamenti al giorno, ma tanti, non vorrei sparare un numero a caso, quindi non lo dico, negli asili nido, per esempio, dove vengono affidati chiaramente i piccoli di casa e dove appunto purtroppo spesso e volentieri, mi viene da agganciare il parallelo anche con le case di riposo, insomma troppo spesso si sente parlare di non cura nei confronti dei minori e dei deboli, quindi l'argomento è molto ampio e di sicuro non sta a me in questo contesto dire dove i servizi sociali debbano intervenire e a chi e togliere che cosa. Ogni caso va preso a sé, è il contesto poi sociale che a volte va rimesso in riga e va anche denunciato, perché comunque quando ci sono degli abusi, dei maltrattamenti, parliamo di minori, parliamo di maltrattamenti in famiglia, parliamo di violenze, ecco, prima di tutto bisogna partire da questo discorso, bisogna denunciarli e cercare di far emergere le criticità, altrimenti non riusciamo a parlarne e non riusciamo neanche magari a risolverle queste questioni. Mi fermo perché c'è la telefonata, grazie Fabrizio. Pronto? È caduta la linea, mi sono fatta attendere io, quindi chiedo scusa se il nostro telespettatore o telespettatrice vuole richiamarci, ben venga, insomma, assolutamente ben accetto. Torno sulla battuta e sul riferimento al fiume Tanaro, alla Borbida, insomma la questione legata alla pulizia dei fiumi, perché come organi di stampa ce ne siamo occupati, bisognerebbe occuparsene sempre, comunque sotto data, sotto periodo autunnale arriva il discorso delle pulizie dei fiumi e del mantenimento, e quindi è un argomento caldo, ecco, che viene ripreso, ma a maggior ragione viene ripreso perché dopo tanta siccità e tanta possibilità di poter ripulire e preparare, ecco, gli alvei dei fiumi, dei torrenti e i vari fossi al periodo invece autunnale con tutto quello che è connesso al maltempo, si aspetta sempre all'ultimo e non è un modo di dire, e poi ci si ritrova come è successo per esempio sotto il palazzo della Regione Piemonte a chiedere giustizia non soltanto per i morti dell'alluvione nel caso di Alessandria del 94, ma per tutta una serie di pasticci che poi vengono prolungati a livello proprio di gestioni dall'alto, quindi dalla Regione all'AIPO, che comunque ha mandato e è intervenuta in questo senso nella riorganizzazione della pulizia di fiumi e torrenti, e quindi si sta lavorando e si sta procedendo a quella che dovrebbe essere una pratica semplicemente ordinaria e di buon senso, oltre che di tutela dell'ambiente e dei cittadini. Non so se abbiamo ripristinato la linea per il telespettatore, ok, perché non sentivo il segnale dalla regia, per cui vi dicevo questo secondo me è il discorso, il tutto va collegato, ecco, con col discorso che facevamo prima invece sul clima, sulla qualità dell'aria piuttosto che di quello che anche mangiamo, ma questo è un altro discorso ancora, e va collegato appunto attraverso il fare rete, il fare sistema. Come vi accennavo, ma lo avrete letto sicuramente sentito, anche il capoluogo di provincia alessandrino ha presentato proprio in queste ore il piano antismog, una lotta che deve essere fatta con la complicità in senso buono di tutta la popolazione, perché nel momento per esempio in cui verrà sforato il limite massimo di emissione, di livello delle polveri sottili, insomma quando si supereranno i famosi 10 giorni, bisognerà bloccare in questo caso il centro storico per 4 giorni, quindi le macchine non potranno circolare, c'è un discorso collegato, ovviamente siamo nella stagione ormai autunnale invernale, collegato quindi agli impianti di riscaldamento, con l'invito e l'obbligo per certi versi a tenere, si parla di esercizi commerciali, i gradi non oltre i 19 gradi centigradi, quindi insomma tutta una serie di operazioni per cercare di
Mettere una pezza è una parola che non mi piace, però mi viene spontaneo dirlo perché appunto spesso e volentieri ci dimentichiamo che in questo mondo noi ci viviamo e siamo in affitto, per cui insomma se non paghiamo l'affitto come si deve poi ci danno il ben servito e quindi la terra per certi versi ha già dato più volte segnali per cui ci si sta ribellando ecco, a livello di ambiente e di contesto appunto in cui ci troviamo a vivere. Però insomma, questo è un altro argomento e io sono qua per ascoltare anche i vostri punti di vista. Vi volevo dare un'informazione a proposito di salute, perché l'ho visto nei richiami in rete, ma non so se poi è uscita sui vari organi anche a livello nazionale. Una notizia legata alla catena Eurospin, e parliamo di alimentazione quindi, che ha richiamato un lotto di filetti di acciughe di olio di oliva. E vi dico anche il marchio perché è importante saperlo, il marchio Athena, sono da 80 grammi per rischio chimico ed è un richiamo che è stato pubblicato dal Ministero della Salute. Questo lotto va assolutamente riconsegnato, non va ingerito, non va consumato e va riportato nei punti vendita. Ci torno se volete, adesso rispondiamo alla telefonata. Pronto? Buongiorno? Pronto? Pronto? Pronto Alessandra, Buongiorno, mi sente bene? la Devo sento, abbassare il adesso sì, volume? forte e chiaro. Pronto? Deve abbassare il volume della televisione, Ecco, signora. buongiorno Alessandra, avevo voglia di parlare con lei a proposito Grazie. di polveri sottili. Ah, ok, un attimo. Grazie, così non abbiamo il ritorno in studio e anche Il lei non mi sente. problema che ci riguarda tutti, perché la salute se non, è la cosa essenziale, la primaria. Certo. Volevo dire, adesso è andato bene perché con la pioggia abbiamo sistemato un po' il problema. Io volevo chiedere a qualcuno, magari che ci può dare una risposta. Abbiamo il fiume Bormida che va dietro il panorama. Di fianco c'è via San Giovanni Bosco, c'è una strada sterrata che arriva fino al Bormida. Io vorrei che qualcuno ci spiegasse. Sembra quasi che il Bormida, l'albero, sia scomparso, perché io vedo qualche volta, non adesso, andavo in bicicletta, mi si fermo lì a guardare ed è tutto ostruito da sterpaglie, da rami, di tutto e di più. Voglio dire, ci è andato bene che adesso sappiamo benissimo che in questi periodi ci sono sempre alluvioni, ma perché dobbiamo aspettare fino all'ultimo? Siamo in mezzo a due fiumi. Adesso dicono che i fiumi sono cattivi, non è vero, sono trascurati. E volevo soltanto, siccome voi ci avete aiutato in tante occasioni, che magari se conoscete qualcuno che può interessarsi a questo problema, voglio dire aspettare quell'ultimo momento e dire, ah però, cosa è successo? Vorrei dire dell'altro, Alessandra, però non voglio togliere lo spazio a chi mi sta ascoltando. Grazie, buongiorno Alessandra, per quello che ci Grazie, fate, grazie ancora. grazie, grazie a lei per la telefonata. Beh, insomma, la signora segue un po' il discorso e si aggancia a quello che abbiamo detto poco fa e di cui ha parlato anche il nostro primo telespettatore, il discorso della cura di ciò che abbiamo attorno e, ripeto, dalla panchina al verde, alla pulizia dei viali, ai problemi più importanti nel senso tecnico, perché comunque quando strappa un fiume o un torrente e quando appunto il rischio è ad altissimo livello, come ci siamo ritrovati non molto tempo fa, nonostante i lavori di pulizia ed idraulica che sono stati fatti proprio grazie al Ponte Meyer e ad altre pulizie appunto fatte a ridosso della città, ripeto, anche in quel contesto, eccezionalità delle piogge, va bene, mettiamola così, ma sicuramente non poca attenzione, perché comunque c'è stato un percorso dai tempi di cui parlavamo, cioè dall'alluvione del 1994 ad oggi, c'è stato un percorso ovviamente obbligato di recupero e di rispetto, perlomeno di memoria, ecco, nei confronti di chi ha perso la vita, grazie per le immagini, Enrico, che stai mandando, ecco, in quel contesto e ricordando la tragedia immane che ha colpito la città di Alessandria, ma ricordiamo tutta l'asta dedicata appunto in quei momenti alla tragica alluvione del 94, non si può fare spallucce, quindi è giusto che ci sia stato un percorso di adeguamento, di pulizia e di rivisitazione anche insomma della dragatura dei fiumi. Che ci sia una normativa complessa che spesso e volentieri
non facilita la popolazione, diciamo così, a ripulire fiumi e torrenti, siamo d'accordo. È anche vero però che ancora di recente, sollecitati proprio per esempio dal Comitato degli Alluvionati di Alessandria, gli organi preposti, parliamo appunto in Regione Piemonte di enti quali l'AIPO e realtà appunto che devono occuparsi dell'asta del Po piuttosto che di altri fiumi, si sono mossi con i tempi che sappiamo, ma si sono mossi per mettere mano appunto a quella che, come ho detto prima, dovrebbe essere una pulizia ordinaria, che peraltro, mi permetto di dire, in altre piccole realtà, e parlo di paesini comunque, di realtà toccate anch'esse dai fiumi, perché non solo Alessandria vive e si appoggia a due fiumi, ci sono, come ovvio che sia, molte altre realtà che lo sono, però appunto lì i lavori vengono fatti e i soldi per sistemare e mettere in sicurezza ci sono, per cui insomma anche lì bisogna sempre vedere dove viene investito il denaro e in che tempistica. Non so se abbiamo uno ancora il tempo di dare la linea a una telefonata, ce la facciamo? Grazie Enrico. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Guardi, io sto chiamando per fare una specie di denuncia, diciamo. Sì. E ho avuto occasione di passare in Corso Roma, di entrare in qualche negozio, anche alla Facit, penso che sa dov'è. Un caldo allucinante, le porte tutte aperte, poi parlano di ridurre il calore nelle abitazioni. Ma non sarebbe meglio controllare e far ridurre il riscaldamento in tutti questi negozi e poi tengono le porte aperte? Lei passa, sente proprio il caldo sui marciapiedi. Grazie per la telefonata e per la telefonata, dico io, di buon senso che lei rilancia in questa trasmissione. Come abbiamo detto, da cittadina confermo, alzo la mano, perché non è solo Alessandria, è qualsiasi altra appunto città dotata, e quindi la maggior parte di soprattutto grossi magazzini, ecco, diciamo così, dove anche l'accensione, ecco, di riscaldamenti e all'opposto d'estate di aria condizionata, grazie Enrico, 4 minuti, sì, appunto portano a grosse dispersioni energetiche, per cui concordo con lei, con questi provvedimenti dico sicuramente poi dovremo andare a testare il terreno sul campo, ma lì si fa in fretta perché si entra e si ha subito la percezione appunto del caldo o del freddo nel caso opposto, però appunto andrà verificata questa cosa e andrà applicata, proprio perché è giusto, ecco, venire incontro ai provvedimenti restrittivi, in questo caso se ce ne sarà bisogno, per migliorare la qualità dell'aria che respiriamo, ma è giusto che lo facciano tutti, per cui sicuramente dal privato cittadino che magari terrà quel grado due o meno in casa e si metterà una maglia in più, al negozio più piccolo, ai grossi centri commerciali, questa dovrebbe essere una regola che verrà fatta rispettare in prima persona dagli addetti, diciamo così, dell'ordine pubblico, attraverso poi una serie di controlli mirati. Si sta lavorando proprio per quello, per cercare di dare, di omologare, diciamo così, questa pratica che dovrebbe interessare l'area padana, perché morfologicamente, lo sapete, lo diciamo tutte le volte, è inserita, ecco, in questo cono, per cui è più facile, anzi è tecnicamente appurato, che l'acqua, l'aria, lo smog e tutto quello che ha a che fare con l'inquinamento atmosferico si concentra in pianura padana. Abbiamo ancora forse un minuto o due, quindi l'ultima telefonata veloce, grazie. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Senta, e che dire delle scuole, che io è già da anni che segnalo che sono accesi i riscaldamenti da lunedì a tutti i giorni, Natale, Pasqua, domenica, sabato, continua a segnalarlo, sono anni, io abito qui di fronte alla media Bocchieri e vedo sempre questo camino che fuma, e c'è questo riscaldamento che è, quindi è un costo inutile, in più appunto inquina l'aria. Grazie per la segnalazione. Io ricordo anche di una signora, grazie a lei per la celerità, ora sono in chiusura e mi spiace non poter commentare con voi quest'ultima cosa, mi ricordo anche di segnalazioni di luci che rimangono accese
che siano scuole o che siano altri istituti pubblici, per un intero fine settimana finché a lunedì non ci si rientra e le si ritrova già accese ed è ovviamente giorno. Per cui sprechi e cose aggiustatine varie in più sedi, ecco, quindi ha fatto bene la signora a dare questo ulteriore tassello per tirare le orecchie a chi appunto non correttamente si comporta. Do la linea al telegiornale, vi ringrazio per essere stata con me e arrivederci alle prossime edizioni.